Avete presentato questa proposta di 6 punti volta a favorire la crescita e a pareggiare i conti. Cosa prevede? Ma questa proposta è di iniziativa di alcuni deputati a titolo personale, ma naturalmente le posizioni per quanto riguarda queste proposte coincidono largamente con quelle del terzo polo. Le nostre proposte che attengono alle pensioni, all'introduzione di una tassa patrimoniale che serva a spostare la tassazione dal lavoro e dai redditi da impresa alle rendite patrimoniali e quindi con un alleggerimento della tassazione che grava sui redditi, alle dismissioni patrimoniali, agli incentivi per gli investimenti privati, perché risorse pubbliche non ce ne sono e quindi bisogna creare le condizioni per attrarre investimenti privati nei settori strategici dell'infrastruttura, dell'innovazione e della ricerca, per l'efficienza energetica. Questi sono punti chiave di un'agenda che faccia ripartire l'Italia. E avete parlato anche di patrimoniale, appunto ci sono esponenti del PDL che sostengono le vostre proposte, ma come si supera il veto di Berlusconi per questo? Si supera affrontando i problemi nel merito, come abbiamo cercato di fare nel lavoro di queste settimane tra parlamentari di diverse appartenenze, e misurandosi con le questioni concrete si vede che le differenze possono essere superate. Non riteniamo equo che si colpisca solo il patrimonio immobiliare, dove tra l'altro è investito gran parte del risparmio delle famiglie, riteniamo che debbano essere anche colpiti i patrimoni immobiliari, le azioni, le obbligazioni, quelli che sono state costituite per i grandi patrimoni anche con i guadagni speculativi di questi anni. Quindi non debbono essere premiate le rendite finanziarie rispetto agli investimenti nei settori produttivi. Se questo è vero ed è equo ed è giusto che nel momento della difficoltà si faccia carico di più chi più ha avuto in questi anni, allora io penso che tutti potranno convergere sulla equità e ragionevolezza della nostra proposta.